secondo la mappa, la stazione di manutenzione è all'estremità sud della cupola. Meglio muoversi! C'è una luce rossa in quella torre, come alla console di prima. Stazione di manutenzione. Ma come ci arriviamo? Da lì. Bene, vediamo dove mi porta. Eccomi nella stazione di manutenzione. Devo trovare una console per attivare lo spurgo d'emergenza. Sembra promettente. Qui dentro deve esserci una console. Bene. Prosciughiamo questo posto. Funzionato! Bene, ora posso occuparmi della macchina di guardia dalla parte opposta della curva. E una volta superata, prenderò quello che mi aspetta oltre quella porta. Poseidone. Lo spurgo non ha espulso tutta l'acqua. Sono rimaste delle macchine dopo lo spurgo. Posso aggirarmi e pensare prima a quella grossa. I celermorsi devono essere veloci in acqua come sulla terraferma. Bene. Poseidone è di là. Dove è andata quella macchina? Aloy! È un miracolo! Oh, oh! Forza, forza! Ehi, sei stata tu ad abbassare le acque? Sì, ma c'è un nuovo problema.
quella cosa ci ostacola. Wow. Sì, così non sarà affatto facile prendere le braci. Gli arditi avventurieri si trovarono faccia a faccia con la bestia, consapevoli di ciò che andava fatto. Cosa? Sei impazzita? Silenzio! Ha salvato il nostro scavo. Bene, d'accordo. Restate qui e attaccate appena lo faccio io. Portiamoci lassù. Forza, signori, diamoci una mossa! Poseidone deve essere oltre questa porta. Si torna a casa. Poseidone dovrebbe nascondersi in qualche tipo di processore. Troverò una console per accendervi. Là, quella console fa al caso mio. Non ce la faccio. Non posso abbandonarla così. Lascerò tutto in stand-by. Il sistema è progettato per durare decenni, se non addirittura secoli. È un rischio, ma... forse un giorno. Giusto. Bene. Ora riportiamo tutto da Gaia.
Riavvio del sistema in corso. La rimozione di Poseidone ha riacceso il sistema energetico della città. Morlund e i suoi devono essere presenti. Carichi di braci, scommetto. Mi asciugherò subito. Un ascensore. Morlund deve averlo costruito prima dell'allagamento. Forse è ancora attivo. Mi risparmierebbe la fatica. Aver riacceso l'intera. Bello questo. Oh, lo spettacolo che sognava mio nonno. Un'altra. Una volta realizzato il suo sogno e finalmente raccolta l'eredità di suo nonno, il nostro eroe si mise a osservare quel deserto di luci, commosso da cotanta bellezza. Le braci che ho visto da piccolo non sono nulla in confronto a questo. Grazie, Aloy. Tu hai trovato quello che cercavi? L'ho fatto, sì. E ora devo proseguire. Oh. Torna quando riesci. Ho grandi piani per questo posto. Non volevi allestire spettacoli con le braci nella conquista? Oh, no! Lo spettacolo è qui! Oh, te lo immagini! Gente che arriva da ogni dove per ammirare tutto questo! E aggiungi del cibo e dei bei posti comodi. Oltre a un discreto numero di attrazioni differenti. E anche... gioco d'azzardo, faremo una montagna di frammenti, ve lo assicuro. Un nuovo sogno, Spero che lo realizziate. Addio, signori. Questo scavo passerà alla storia, grazie a te. Se Morlund e i suoi resteranno, forse in futuro potrai tornare a trovarli. Ora devo riportare Poseidone da Gaia. Ma prima devo trovare quell'inventrice Oseram tutta sola. E ora con la maschera marina posso arrivare a qualsiasi profondità.
Bentornata, Aloy. Vedo che hai recuperato Poseidone. Aloy, potresti scendere? Beta ha una cosa che ti interessa. Va bene. Arrivo. Aloy, sono riuscita ad aprire nuove stanze all'interno della struttura. Bene. Prima quella porta non aveva energia, ma sembra che ci sia un guasto. Ehi! Tanti auguri, Isaac! Il papà vuole molto bene al suo ometto. Ho trovato una registrazione dentro al tuo focus. La guarda sempre. Credo serva a calmarla. Sai, la guardavo anch'io in continuazione. Quando volevo distrarmi dal resto. Il papà vuole molto bene al suo... Ma c'era qualcosa che volevi dirmi? Mentre eri via, sono venuto qui a trovarla. E abbiamo iniziato a parlare. Vero, Beta? Stava studiando i dati ottenuti da Gaia per trovare un modo di catturare Efesto. Poi però abbiamo cominciato a parlare d'altro. Sai, per conoscersi un po' meglio, no? E poi mi ha detto che una degli Zenith potrebbe essere diversa dagli altri. Tilda, l'hai vista? Al laboratorio di Ade. Continua. Durante il viaggio non ho mai visto gli Zenith in faccia. Il mio servitore personale li definiva i miei benefattori e prometteva che li avrei conosciuti una volta pronta. E poi... un giorno si è aperto un canale dati nella mia interfaccia e dentro Tilda mi aspettava nella replica virtuale di una casa al mare su una scogliera. Bellissima. Mi ha mostrato dipinti, libri e alcuni file. Ci vedevamo spesso in segreto. Un mese dopo ha smesso. Sai dirci perché, Beta? Ho trovato delle informazioni su Tilda nel laboratorio di Ade. Credo che facesse da collegamento tra Far Zenith e Zero Dawn. Sicuro conosceva Elizabeth Sobek. Forse ti ha contattata per questo? Quindi Tilda ha creato uno spazio virtuale segreto per parlare con te, la casa sul mare. Però poi ti ha lasciata sola. Ma a parte il fatto che conoscesse Elizabeth, non hai nessuna idea del perché l'abbia fatto? Nessuna! Ok? Ho provato a cercare una ragione per cui mi abbia abbandonato, ma non riesco a capire dove ho sbagliato! Quando ho conosciuto gli altri, mi ha ignorata. Come se quel canale non fosse esistito. È tutto inutile. Tilda è uguale agli altri, non ci aiuterà a sconfiggerli. Va bene. Non parliamone più, allora. Che ti prende? Io ci provo, Varl. Ma con lei è troppo difficile. Io sono tutto il tempo là fuori, a rischiare la vita ogni giorno, e lei riesce solo a stare lì nascosta, a dire che siamo condannati. Mi dispiace se ha sofferto tanto, ma così non ci sta aiutando per niente. Tu sembri sempre avere tutto sotto controllo. A volte dimentico ciò che hai passato. Insomma, fino a poco tempo fa eri talmente malconcia da non poter camminare. A proposito, quando ti ho tirata fuori dal lago vicino al laboratorio,
continuavi a ripetere il nome di Rost. Non ne parli mai. Ti è cresciuta, allenata. Deve mancarti molto. Sì che mi manca. Ma al momento non ho tempo per pensarci. Devo tornare là fuori. Va bene. Lavorerò ancora con Beta. Gaia dice che conosce bene Zero Dawn. Forse le serve solo tempo per adattarsi, poi ci potrà aiutare con Efesto. Certo. Ma non ci conterei troppo. Ti vedo, campionessa. Siediti. I palustri si scontrano con i ribelli lungo la costa, a ovest del bosco. Se vuoi ancora aiutare il capo contro quei pezzenti, devi parlare con Cragella a Segnamarea. Se capiterò lì, mi renderò utile. Ottima pittura per un soldato. Thank you.
Non farti ingannare dal bel panorama. Questo posto è letale. Razziatore a caccia, pronto a combattere. Si arriva la camionista di carro. Vuoi fare affari con... Una spinta niente male. Pronti? Via! Hai sconfitto il Kullruth. Grazie. Hai lasciato un segno. Sarebbe bellissimo. Terrei tantissimi. Che vuoi dire? Sarebbe solo una. Quando serviva una decisione, tu l'hai presa. Sì, Fox. Ti sei guadagnato. Dopo ti va una partita alla tosta. Va bene. Passando fino all'ultima volta che abbiamo giocato, non è stato un Per forse non avrò di contare sulla tua.
qualcosa da reggere. Straniera, questa è la... Terra di nessuno e ho incontrato una spedizione Karja. Karja nell'ovest è proibito, eh? Coraggioso da parte loro. Avventato più che altro. Stanno scavando alla ricerca di reliquie a sud-est di Eco della Pietra. Mi sei venuto in mente. Mi conosci bene? Grazie. Chissà cosa mi fa. Sento un collo lungo. È vicino. Assassini invisibili preferiti.